Salve a tutti e bentrovati su Crystal Cross Gaming. Questo video è molto diverso da quelli che sono abituato a fare e rappresenta per me davvero una novità. Ma come forse sapete, mi piace mettermi alla prova con contenuti di vario tipo e ho deciso di fare questo esperimento, un po' per vedere se ne sono capace, un po' perché sono sentimentalmente legato al mondo di Warcraft, mondo in cui sono ambientati alcuni dei miei giochi preferiti di sempre. In occasione dell'uscita di Warcraft 3 Reforged, la remaster dello storico Warcraft 3 più l'espansione The Frozen Throne, che ha scatenato ogni sorta di polemica possibile, giustificata peraltro, ma questa è un'altra storia di cui parleremo in altra sede, ho pensato sarebbe stato bello fare un video che riassumesse la storia del mondo di Warcraft, dalla Genesi fino al punto in cui, di fatto, inizia Warcraft 3. Sarà utile a chi non ha familiarità col mondo di Warcraft, per potersi godere il gioco appieno, ma anche a me, perché non posso certo dirmi un super esperto riguardo a storia e lore di Warcraft. Un'esperienza quindi che nei fatti condivideremo, e questa è, come sapete, una delle cose che preferisco. Prima di cominciare, qualche doverosa precisazione. Primo, come ho detto, è la prima volta che faccio un video come questo. Se doveste trovare errori o imprecisioni, abbiate pazienza. Ma allo stesso tempo, non solo sentitevi liberi, ma vi esorto a scrivermi nei commenti cosa non dovesse essere esatto e in cosa posso migliorare. Secondo, in questo video troverete alcuni nomi di luoghi, eventi o persone tradotti e riportati seguendo la recente localizzazione in italiano del mondo di Warcraft, ma la maggior parte li ho tenuti in inglese. Il motivo è che onestamente credo che la localizzazione originale sia molto migliore. Il risultato è diciamo un misto, 80-20 o 70-30. Quindi, per esempio, The Dark Portal l'ho effettivamente tradotto come Il Portale Oscuro, ma Frostmourne non l'ho tradotto in gelanima. Vi dico sinceramente, da vecchio amante di Warcraft, termini come quest'ultimo non riesco proprio a digerirli. Terzo, a parte errori ed imprecisioni che potreste eventualmente trovare, senza dubbio troverete moltissime omissioni. La storia di Warcraft, formata da oggetti in-game, libri e pubblicazioni varie, è davvero sterminata e nell'intento di ripercorrere le tappe fondamentali al fine di offrire una linea temporale della Genesi fino a Warcraft 3, ho dovuto necessariamente sforbiciare molte parti che ho ritenuto non strettamente necessarie. Anche in questo caso, sentitevi liberi di scrivere nei commenti ciò che secondo voi doveva essere incluso e non tagliato, o anche viceversa. E in ultimo, in questo video, voglio per la prima volta fare anche un'altra cosa che non ho mai fatto. Sapete che mai in questi anni, da quando il canale è stato aperto, vi ho chiesto alcun tipo di donazione. È un qualcosa che non mi è mai piaciuto fare e qualsiasi contributo vi abbia mai esortato a dare al canale non è mai stato di tipo economico. Ma in questo caso, per la prima volta, a fronte di un video elaborato, lungo e che ha richiesto tanto tempo per essere realizzato, ho pensato che forse sì, posso ritenere adeguato farlo. E quindi, se per caso aveste voglia e ne aveste la disponibilità, se vorrete fare una piccola donazione o se vorrete abbonarvi al canale, sappiate che rappresenta per me di fatto un grande supporto ed aiuto per tutte le mie attività, come la realizzazione di video come questo. Non sentitevi assolutamente obbligati, ovviamente, fatelo solo se volete e se potete. E spero che vi godiate il video in entrambi i casi. Questo è tutto quello che volevo dirvi come premessa. Come ho detto, questo video è stata una bella sfida e ha richiesto molto lavoro, ma credo che ne sia valsa la pena. Quindi mettetevi comodi e ascoltiamo, impariamo e viviamo insieme la storia di Warcraft, dalla Genesi fino a Warcraft 3. Nessuno sa di preciso come il mondo sia stato creato. Alcuni teorizzano che si sia trattato di un'esplosione, altri della volontà di una singola entità. Ciò che è chiaro è che al fine di portare ordine nel caos primordiale dell'universo che si stava creando, una razza di potenti esseri è emersa, i Titani. Questi colossali dei dalla pelle di metallo viaggiarono in lungo e in largo nel cosmo, plasmando i luoghi che incontravano nelle forme più svariate e anche donando alle razze estremamente primitive che li abitavano i mezzi per poter forgiare il proprio destino e prendersi cura del proprio mondo. Governati da una setta d'élite conosciuta come il Pantheon, i Titani portarono ordine nell'universo, difendendolo dalla minaccia di attacchi delle vili entità extradimensionali provenienti dalla distorsione fatua, una dimensione eterea di magia caotica che connette tutti i mondi esistenti, casa di malefiche entità demoniache che bramano esclusivamente la distruzione della vita e delle energie dell'universo vivente.
Nonostante il loro immenso potere, però, nemmeno i titani furono capaci di trovare una soluzione alla minaccia di demoni, e la minaccia causata dalla distorsione fatua rimase presente fin da allora. Col tempo, i demoni provenienti dalla distorsione fatua poco a poco si fecero strada nel mondo dei titani e il Pantheon pose il loro guerriero più potente, Sargeras, un nobile gigante di bronzo fuso, come prima linea di difesa. Per innumerevoli millenni egli compì il suo dovere, cercando e distruggendo i demoni ovunque fossero. Ma nonostante i poteri pressoché illimitati di Sargeras, nemmeno lui era immune ad ogni cosa. La vile, spietata e malvagia natura dei demoni era incomprensibile per lui. Un'eternità a lottare contro creature così naturalmente incline al male fine a se stesso era un fardello che alla lunga lo portò ad una profonda crisi. Fu durante la soppressione dell'oscura razza di demoni vampiro noti come Nathrezim, dediti alla più profonda corruzione degli animi, che qualcosa si ruppe in lui per sempre. Il dubbio si fece strada in lui e la fiducia nella sua missione vacillò. Come poteva esserci ordine nell'universo, quando l'unica vera costante sembrava essere caos e depravazione? Fu così che perse la fede nella visione dei titani, che tentarono invano di persuaderlo a ritrovare la fiducia nella lotta contro il caos, ma le loro parole ormai suonavano alle orecchie di Sargeras come pie ed inutili illusioni. Sargeras lasciò il Pantheon per non farvi più ritorno. Sebbene l'abbandono di Sargeras fu estremamente doloroso per i titani, essi non avevano idea della strada che il loro fratello perduto avrebbe imboccato. La follia di Sargeras crebbe sempre di più e quando ormai anche le ultime tracce di nobiltà erano svanite dal suo animo, egli, mutato anche fisicamente dalla furia cieca che lo pervadeva, prese la decisione finale. Si convinse che fossero i titani i veri responsabili del fallimento della creazione e si mosse per creare una enorme, inarrestabile armata che avrebbe messo a ferro e fuoco l'universo intero. Nella sua furia, Sargeras distrusse le prigioni dei demoni da lui stesso create, liberandoli, e questi ultimi, percependo il suo potere corrotto, si offrirono di servirlo incondizionatamente. Reclutò e corruppe l'antica ed intelligente razza degli Eredar, da cui scelse due campioni per comandare le sue legioni, Kil'jaeden e Archimonde. Kil'jaeden sottomesse i vampirici Dreadlords con il suo terribile potere, usandoli come agenti di corruzione per l'universo. Il più potente fra di loro era Thicondrius. Il potente Archimonde scelse anche lui dei sottoposti. Chiamando a sé i malefici Pit Lords, guidati dal loro leader Mannoroth, aveva creato una potentissima unità guerriera di elite. Quando tutto fu pronto, Sargeras scatenò le sue infinite armate contro l'universo intero. Lui stesso chiamò le sue innumerevoli schiere, che consumavano e bruciavano ogni mondo che incontravano, la Legione Infuocata. Inconsapevoli della minaccia di Sargeras, i titani si mossero di mondo in mondo, proseguendo la loro opera di creazione e di ordine. Nel loro viaggio si imbatterono in un piccolo mondo, un mondo che i suoi abitanti avrebbero più tardi chiamato Azeroth. Nel procedere in questo mondo primitivo, i titani incontrarono alcune creature elementali ostili. Questi elementali, che adoravano una razza di insondabile malvagità conosciuta solo col nome di Antichi Dei, giurarono di cacciare via i titani e di mantenere il loro mondo inviolato. Il Pantheon, scosso dalla malvagità di questi antichi dei, mosse guerra contro gli elementali e i loro oscuri padroni. Le armate elementali erano guidate dagli esseri più potenti, Ragnaros, Therazane, Alakir e Neptulon, ognuno con i poteri di un elemento, fuoco, terra, aria e acqua. Sebbene il loro potere fosse davvero immenso, le loro forze combinate non riuscirono a fermare i titani. Uno a uno caddero e le forze elementali furono disperse. Il Pantheon distrusse le cittadelle degli antichi dei e incatenò questi ultimi nelle profondità della terra. Senza più il loro potere a legarli al mondo fisico, gli elementali furono banditi nel piano abissale. La natura si calmò e il mondo si stabilizzò in una pacifica armonia.
I titani diedero a un certo numero di razze il potere di plasmare il mondo circostante. Crearono gli Earthen dalle vive pietre magiche e i Sea Giants dalle profondità marine. Un continente perfetto fu creato, al centro del quale i titani crearono un lago di energia scintillante che chiamarono Pozzo dell'Eternità, che sarebbe stata una fonte permanente di vita per il mondo. Col tempo, piante, alberi, mostri e creature prosperarono in questo continente primordiale e nell'ultimo giorno di creazione i titani chiamarono questo continente Kalimdor. Soddisfatti della loro opera, i titani erano in procinto di andarsene. Ma prima di farlo, nominarono la specie più potente del mondo, i draghi, protettori del mondo di Azeroth, col compito di difendere il creato da ogni minaccia. Fra i draghi del mondo, 5 erano i più potenti, ed è proprio a loro che i titani donarono i poteri più grandi. Questi 5 da quel momento furono conosciuti come i Dragon Aspects, Alexstrasza, Nosdormu, Ysera, Maligos e Neltharion, ognuno con differenti poteri, espressione dei diversi aspetti. In assenza dei titani, sarebbero stati loro i guardiani del mondo. Con i draghi saldamente a difesa del nuovo mondo, i titani lasciarono Azeroth per sempre. Sfortunatamente, era solo questione di tempo prima che Sargeras venisse a sapere dell'esistenza di un nuovo mondo appena creato. Kalimdor era la casa di una moltitudine di differenti creature che attingevano, come tutte le altre forme di vita, all'energia vitale del Pozzo dell'Eternità, prosperando e crescendo. A quel tempo, una primitiva tribù di umanoidi notturni si avvicinò alle rive di quel lago magico, stabilendosi nei pressi con le loro abitazioni. Col tempo, i poteri cosmici del lago ebbero un effetto particolare su di loro, rendendoli forti, saggi e virtualmente immortali. La tribù prese il nome di Kaldorei, figli delle stelle. Col tempo eressero templi e monumenti intorno al perimetro del lago per celebrare la loro nuova natura, in connessione con le imperscrutabili ma potenti energie che da esso scaturivano. I Kaldorei, che verranno più tardi conosciuti col nome di Elfi della Notte, veneravano la dea lunare, Elune, e credevano che ella dormisse nelle profondità del lago durante le ore notturne, e i primi sacerdoti studiarono il lago con insaziabile curiosità, affascinati dall'idea di scoprire la fonte del suo potere e i suoi segreti. Col crescere della loro società, gli Elfi della Notte iniziarono a esplorare il continente di Kalimdor, incontrando le altre creature che lo abitavano. Di queste, le uniche che attirarono davvero le loro attenzioni furono i draghi. Quelle creature serpentine erano molto solitarie e gli Elfi della Notte si resero conto che i draghi sembravano considerarsi i protettori del mondo. Saputo questo, scelsero però saggiamente di non investigare ulteriormente sul loro ruolo e sui loro segreti. Ma quelle non furono le uniche creature antiche e potenti che incontrarono. Tra questi ci fu Cenarius, un potente semidio dalle foreste primordiali. Il magnanimo Cenarius, affascinato dalla natura ricercatrice degli Elfi, spese molto tempo insegnando loro moltissimo sul mondo naturale. I pacifici Kaldorei svilupparono una connessione speciale con le foreste viventi di Kalimdor e gioivano dell'armonia della natura. Molte ere passarono e la civiltà degli Elfi della Notte si espanse culturalmente e territorialmente. Le loro costruzioni, templi, strade si spanderono per il continente. Atshara, la meravigliosa e talentuosa regina degli Elfi della Notte, costruì un immenso e sfarzoso palazzo sulle rive del lago per se stessa e per i suoi servitori, che chiamava Kaldorei o Highborn. Essi ubbidivano a ogni ordine senza esitare e di fatto ritenevano di essere migliori degli altri esseri viventi. Sebbene la regina Atshara fosse egualmente amata da tutti i suoi sudditi, gli Highborn erano segretamente detestati dal resto degli Elfi della Notte. Condividendo la curiosità dei sacerdoti riguardo al Pozzo dell'Eternità, Atshara ordinò agli Highborn di scoprirne tutti i segreti ad ogni costo. Essi si immersero nello studio completamente. Col tempo, riuscirono a manipolare e controllare le energie cosmiche del pozzo e col procedere degli esperimenti scoprirono di poter usare questa magia per creare o distruggere a loro piacimento. Pur consapevoli
che la pratica magica era molto pericolosa se esercitata senza limiti, Ashara e gli Highborn furono affascinati da questo potere e si dedicarono completamente alla maestria di questa arte magica. Cenarius e molti altri elfi saggi li misero in guardia sulle calamità che potevano scaturire da tutto questo, ma essi continuarono testardamente. Col passare del tempo, l'utilizzo della magia cambiò Ashara e gli Highborn profondamente. Diventarono sempre più insensibili e crudeli nei confronti dei loro simili. Una pallida oscurità velava la bellezza di Ashara, non più luminosa come un tempo, ed ella sempre più si isolava dagli altri, tollerando la compagnia soltanto dei suoi più fidati Highborn. Un giovane studioso, di nome Malfurion Stormrage, da tempo versato nelle arti primitive druidiche, iniziò a sospettare che un terribile potere stesse corrompendo la sua amata regina e gli Highborn. Pur non potendo immaginare il male che stava per manifestarsi, egli sapeva che le vite degli Elfi della Notte erano in procinto di essere cambiate per sempre. Lo sconsiderato uso della magia degli Highborn spedì sprazzi di energia dal Pozzo dell'Eternità fin nelle profondità oscure dello spazio, e questi furono percepiti da terribili entità aliene. Sargeras, il distruttore di mondi, sentì la potenza dell'energia che fluiva da un punto distante del cosmo e volse la sua attenzione verso il mondo di Azeroth e la fonte di quell'energia, il Pozzo dell'Eternità. Percependo nell'infinito potere, Sargeras fu consumato da una fame insaziabile e si mosse per distruggere quel mondo e reclamare per sé quell'energia. Radunò la sua immensa legione infuocata e i suoi luogotenenti, Archimonde e Mannoroth, prepararono le schiere per la battaglia. La regina Ashara, soverchiata dalla terribile estasi della sua magia, cadde vittima dell'enorme potere di Sargeras e, tragicamente, gli garantì l'accesso al suo mondo. Anche gli Highborn si concessero alla corruzione della magia ed iniziarono persino ad adorare Sargeras come un dio. E come segno di alleanza aiutarono la loro regina ad aprire un grande portale nelle profondità del pozzo. Quando tutto fu pronto, Sargeras ordinò l'attacco. Innumerevoli guerrieri demoni irruppero attraverso il pozzo, assediando le città degli Elfi della Notte, e sotto il comando di Archimonde e Mannoroth, le legioni missero Kalimdor a ferro e fuoco. Nonostante il coraggio e la tenacia dei guerrieri caldorei, essi cedettero terreno sempre più all'attacco demoniaco. Toccò a Malfurion Stormrage il compito di aiutare la sua gente, a lui e a suo fratello, Illidan Stormrage. Quest'ultimo, praticando la magia degli Highborn, sviluppò una pericolosa ossessione per essa e lottava contro la corruzione e la dipendenza che quel tipo di magia anche a lui causava. Malfurion cercò l'aiuto di Cenarius per creare una forza di resistenza. La bella e giovane principessa Tairande acconsentì ad accompagnare i fratelli in nome di Elune. I fratelli condividevano un profondo amore per Tairande, ma il suo cuore apparteneva solo a Malfurion. Illidan covava un risentimento nei confronti del fratello per questo, ma questo non era niente in confronto al dolore della dipendenza magica che lo affliggeva. Fu con l'aiuto paziente della stessa Tairande che Illidan riuscì a resistere al richiamo dell'energia del pozzo. Raggiunsero insieme Cenarius, che dimorava nelle sacre Moonglades, nel distante monte Aijal. Egli acconsentì ad aiutare gli elfi, mettendosi in contatto con i draghi e chiedendo il loro supporto. I draghi, guidati da Alexarsa, accettarono di muovere guerra contro le legioni demoniache. Cenarius radunò un'armata di antichi uomini albero e li guidò contro le legioni con un attacco diretto. Una volta che gli alleati degli elfi giunsero nei pressi del tempio di Ashara e del pozzo, una titanica battaglia ebbe inizio. Ma fu presto chiaro che la sola forza militare non sarebbe stata sufficiente. Il portale aperto dalla regina Ashara e dagli Highborn doveva essere chiuso. Mentre la battaglia infuriava e mentre le schiere demoniache e le forze della natura si scontravano, qualcosa accadde, qualcosa di terribile ed impensabile. Durante lo scontro contro la legione, il drago Neltharion cedette alla collera e alla follia. Le sue scaglie si aprirono, mentre fiamme e rabbia scaturirono dal suo corpo senza controllo. Consumato dalla corruzione, dalla follia e dall'ira, il drago fiammeggiante a quel punto si rivolse contro i suoi stessi simili e li spinse via con la forza dalla battaglia. Da quel giorno, il drago Neltharion sarebbe stato conosciuto con il suo nuovo nome, Deathwing. L'improvviso tradimento di Neltharion fu un colpo devastante per i draghi, che non si ripresero mai del tutto. Feriti e scioccati, i restanti draghi furono costretti ad abbandonare i loro alleati mortali. Malfurion, a questo punto, vedendo le sue forze soverchiate sul punto di cedere, propose una soluzione drastica: distruggere il pozzo, tagliare la connessione dei demoni con questo mondo.
La proposta scatenò l'orrore tra gli altri elfi, che sapevano che il pozzo era la fonte della loro immortalità e dei loro poteri, ma Tairande capì che era l'unica possibilità. E così convinse lei stessa Cenarius e gli altri ad attaccare il tempio di Ashara e trovare il modo di distruggere il tempio per sempre. Sapendo che la distruzione del pozzo gli avrebbe impedito definitivamente di sfruttare nuovamente la sua magia, Illidan, in un impeto di egoismo, tradì il gruppo e si unì agli Highborn, avvertendoli del piano di Malfurion. Il rimorso per questa decisione, per quanto grande, era comunque inferiore alla follia della dipendenza da questa magia e promise di difendere il pozzo a qualunque costo. Malfurion, col cuore spezzato dal tradimento del fratello, attaccò il tempio di Ashara, trovò gli Highborn in procinto di concludere il rituale per portare Sargeras nel mondo e assaltò le forze degli Highborn appena in tempo. Ashara però, avvertita per tempo da Illidan, era pronta a questo. Gran parte delle forze di Malfurion caddero sotto i colpi della regina. Tairande fu sorpresa dalle guardie della regina e gravemente ferita. Malfurion, vedendo la sua amata cadere al suolo, entrò in uno stato di furia omicida e riuscì alla fine a uccidere Ashara. Mentre la battaglia infuriava, Illidan, convinto che i demoni avrebbero alla fine distrutto gli elfi della notte, pianificò di prelevare le acque sacre del pozzo con delle fiale speciali per tenere il potere per sé. La battaglia tra Malfurion e Ashara però ebbe una tragica conseguenza. Il delicato sortileggio applicato al pozzo dagli Highborn, lasciato incompleto, improvvisamente si destabilizzò e il portale che avevano creato esplose, dando il via a una catastrofica serie di eventi a catena che frantumò la terra via via sempre più finché il pozzo stesso non collassò su se stesso. Il pozzo allora eruppe in una cataclismica esplosione che scosse le fondamenta stesse della terra, creando uno sconfinato cratere come una ferita aperta nel pianeta che velocemente l'oceano riempì. Quello che una volta era Kalimdor fu violentemente frantumato in differenti continenti e al centro, dove una volta sorgeva il Pozzo dell'Eternità, un tumultuoso vortice di elementi comparve, una terribile cicatrice nel mondo, nota come Maelstrom, un costante ricordo di ciò che avevano perduto. Miracolosamente, la regina Ashara e gli Highborn sopravvissero. Torturati e mutati dal rilascio del potere dai loro corpi, furono trascinati nelle profondità dalla furia del Maelstrom. Maledetti, trasformati, assunsero nuove forme, conosciute oggi come Naga. Ashara stessa si trasformò in un'enorme mostruosità plasmata dalla corruzione e dalla malizia covata dentro di sé. Sul fondo del Maelstrom, i Naga costruirono una nuova città, Nashatar, da cui ricostruire il loro potere e un giorno lontano tornare a mostrarsi al mondo in superficie. I pochi elfi che sopravvissero alla catastrofica esplosione si riunirono su Zattere di Fortuna e si diressero lentamente verso la terra più vicina. Malfurion, Tairande e Cenarius sopravvissero anche loro miracolosamente alla deflagrazione. Gli eroi feriti guidarono allora i superstiti nella ricerca di una nuova casa, sapendo che quelle fisiche non erano certo le uniche ferite di quel drammatico evento. Il costo della vittoria era stato estremamente alto. Anche molti Highborn sopravvissero alla catastrofe e si trovarono anche loro senza casa, insieme ad altri sopravvissuti. Malfurion non si fidava certo di loro, ma si disse che ora che il pozzo era stato distrutto, non c'era modo per loro di recare danno alcuno ormai. Alla proda a terra, i sopravvissuti si accorsero che la sacra montagna, il monte Aijal, era rimasto pressoché intatto. Raggiunsero la cima del monte e scoprirono che nella cavità sulla cima si trovava un piccolo e tranquillo lago, ma con loro orrore scoprirono che le acque del lago erano state contaminate dalla magia. Illidan, anche lui sopravvissuto, aveva trovato il lago prima di loro e, nel folle tentativo di mantenere la magia nel mondo, aveva versato le fiale con l'acqua prelevata dal Pozzo dell'Eternità nel lago, cercando di ricreare un nuovo pozzo. Malfurion, vedendo il fratello traditore sulle sponde del lago, capendo ciò che aveva fatto,
si scagliò su di lui, dicendogli che quella magia era caotica in natura e che avrebbe inevitabilmente diffuso la corruzione nel mondo un'altra volta. Ma Illidan non volle sentire ragione ed era convinto che la magia dovesse ancora fluire nel mondo. Sapendo bene a cosa avrebbe portato, Malfurion decise infine di chiudere i conti col folle fratello. Con l'aiuto di Cenarius, sigillò il fratello in una profonda prigione sotterranea, dando il compito al giovane guardiano Maiev Shadowsong di essere il carceriere personale di Illidan. Preoccupati del fatto che distruggere il nuovo pozzo avrebbe potuto portare ulteriore distruzione, gli Elfi della Notte decisero di lasciarlo così com'era. Ma Malfurion dichiarò che quel tipo di magia non sarebbe dovuta essere mai più praticata. Sotto la guida di Cenarius, gli Elfi tutti iniziarono a conoscere e studiare le arti druidiche che gli avrebbero permesso di curare la terra torturata e di far ricrescere le loro amate foreste alla base del Monte Aishal. Per molti anni, gli Elfi della Notte lavorarono senza sosta per ricostruire ciò che poterono della loro antica terra madre. Costruirono le loro case tra gli alberi e lasciarono le rovine delle enormi strutture di un tempo venire riconquistate dalla natura. A quel tempo, i draghi sopravvissuti alla catastrofe tornarono a fare visita agli Elfi. Alexarasa, Isera e Nosdormu osservarono il lavoro fatto dagli Elfi e furono rallegrati. Malfurion, che nel frattempo era diventato un potentissimo arcidruido, salutò i draghi e gli raccontò della creazione del nuovo Pozzo dell'Eternità, puntualizzando che, finché il pozzo rimaneva attivo, il pericolo del ritorno della Legione Infuocata sarebbe stato sempre presente. Malfurion e i draghi fecero allora un patto, per assicurarsi che questo non potesse mai più accadere. Alexarasa pose un seme incantato nel cuore del pozzo, che crebbe fino a diventare un colossale albero, simbolo della comunione degli Elfi con la natura. Gli Elfi lo chiamarono Nordrasil, il loro albero del mondo. Nosdormu pose un incantesimo sull'albero, che faceva sì che, finché l'albero fosse rimasto in vita, gli Elfi non avrebbero più conosciuto vecchiaia o malattia. Isera anche pose un incantesimo sull'albero del mondo, connettendolo al suo regno, la dimensione eterea conosciuta come il Sogno di Smeraldo, un vasto mondo spirituale in costante mutamento fuori dai margini del mondo fisico. Attraverso di esso, Isera avrebbe regolato gli equilibri e il fluire della natura. Inoltre, i druidi elfi avrebbero dovuto passare, come parte del loro percorso mistico, secoli per volta all'interno del Sogno di Smeraldo. La prospettiva di perdere così tante porzioni della propria vita in letargo non entusiasmava i druidi, ma accettarono comunque questo patto con Isera. Col passare dei secoli, gli Elfi della Notte crebbero in forza e prosperarono nella foresta che chiamarono Ashenvale. Molte delle creature che popolavano queste foreste, come i Furbolg e i Kilbor, riapparvero e prosperarono. Sotto la guida benevolente dei druidi, gli Elfi godettero di un periodo senza precedenti di pace e tranquillità. Ma allo stesso tempo, molti degli Highborn sopravvissuti diventarono sempre più inquieti. Esattamente come Illidan, erano vittime dell'astinenza dalla magia. Erano sempre più tentati di utilizzare il nuovo Pozzo dell'Eternità per le loro pratiche magiche. Dathremar, il loro leader, iniziò ad accusare pubblicamente i druidi di essere dei codardi per la loro volontà di non utilizzare la magia, che sostenevano essere loro diritto. Malfurion e gli altri druidi si rifiutavano, ricordando bene i rischi e avvertendo che contravvenire al divieto era punibile con la morte. In tutta risposta, Dathremar e i suoi seguaci scatenarono una tremenda tempesta magica su Ashenvale. I druidi allora reagirono, ma consapevoli di non voler mandare al patibolo così tanti della propria razza, decisero di esiliare gli Highborn. Felici di liberarsi dei loro bigotti fratelli, Dathremar e i suoi seguaci presero il largo su grandi navi. Nessuno di loro sapeva cosa si celasse al di là del Maelstrom, ma desideravano fortemente stabilire una nuova patria per loro stessi, dove praticare liberamente la magia. Incapparono alla fine in una terra est, quello che sarebbe stato poi in futuro chiamato il continente di Lordaeron. Pianificavano di costruire il loro regno magico, Quel'Thalas, e di rigettare lo stile di vita notturno degli Elfi della Notte. Da quel momento in poi avrebbero abbracciato la luce del sole e sarebbero stati noti come Alti Elfi.
Con l'esilio dei loro degenerati cugini, gli Elfi della Notte poterono concentrarsi di nuovo sul tenere al sicuro la loro sacra terra madre. I druidi, approcciandosi il periodo dell'ibernazione, si prepararono a separarsi dalle loro famiglie e i loro cari. Tairande, diventata alta sacerdotessa di Elune, chiese al suo amore Malfurion di non lasciarla per il sogno di smeraldo di Ysera, ma Malfurion aveva un debito d'onore da mantenere e giurò che avrebbe mantenuto per sempre il loro legame. Sola a difendere Kalimdor, Tairande mise insieme una potente forza da combattimento con le proprie sorelle elfe, abili donne guerriere senza paura che diverranno note come sentinelle. Anche se preferivano pattugliare loro stesse le foreste, avevano anche altri alleati su cui contare. Il semidio Cenarius rimase nei pressi delle Moonglades, sul monte Aishal. I suoi figli, noti come i custodi della foresta, aiutarono spesso gli elfi a tenere d'occhio la foresta. Anche le schive figlie di Cenarius, le Driadi, apparivano sempre più spesso. Tenere d'occhio Ashenvale era un compito impegnativo per Tairande, ma senza Malfurion al suo fianco non c'era molto altro nella sua vita. In lei cresceva sempre più la paura che la Legione Infuocata potesse tornare per vendicarsi degli Elfi della Notte e di tutto Azeroth. Gli Alti Elfi, guidati da Dathremar, che aveva nel mentre preso il nome di Sunstrider, dopo aver messo piede sul continente in futuro noto come Lordaeron, con l'intento, come detto, di fondare una nuova patria, fondarono un insediamento nella tranquilla regione di Tirisfal Glades. Nel giro di qualche anno, però, alcuni di loro cominciarono a impazzire. Ci furono voci di un'oscura malvagità che infestava quelle terre, ma quelle voci non furono mai provate. Dopo un po', gli Alti Elfi decisero dunque di spostarsi verso nord, verso terre ricche di energie da sfruttare. Attraverso le montuose terre di Lordaeron nel nord, però, il loro viaggio diventava via via sempre più difficoltoso. Sempre più elfi soffrivano il freddo, la fame, l'astinenza dall'energia magica del Pozzo dell'Eternità, e questo li sconvolse, perché si resero conto di non essere più immortali ed immuni agli elementi. Per qualche ragione diminuirono anche di altezza, e la loro pelle perse la caratteristica tinta violacea. Incontrarono anche molte creature che non avevano mai visto prima su Kalimdor, tra cui alcune tribù primitive umanoidi che cacciavano nelle foreste. La minaccia più grave che incontrarono, però, fu senza dubbio la presenza dei voraci e violenti troll di foresta di Zul'aman. Questi troll dal colore muschiato potevano rigenerare gli arti perduti e guarire da ferite gravi, e diedero prova di essere una razza barbarica e malvagia. L'impero Amani era diffuso per gran parte di Lordaeron ed era determinato a tenere fuori aggressivamente qualunque straniero dai propri confini. Dopo lunghi anni, finalmente gli Alti Elfi riuscirono a trovare un luogo vagamente simile a Kalimdor. In profondità, nelle foreste del nord di Lordaeron, fondarono quindi il regno di Kel'Thalas e giurarono di creare un potente impero che facesse impallidire quello dei loro cugini Kaldorei. Sfortunatamente, scoprirono presto che avevano fondato il loro impero su delle rovine che i troll consideravano sacre, e questi ultimi presero immediatamente ad attaccare in forza gli insediamenti elfici. I testardi elfi, per nulla disposti ad abbandonare la terra appena trovata, usarono la loro magia rimasta del Pozzo dell'Eternità per respingere i selvaggi troll. Sotto la leadership di Dathremar, riuscirono a sconfiggere bande da guerra Amani che li superavano in numero di 10 a 1. Alcuni elfi però iniziarono a preoccuparsi del fatto che l'utilizzo della magia potesse attirare di nuovo la Legione Infuocata su Azeroth. Quindi decisero di erigere una potente barriera protettiva che gli consentisse di usare la magia senza essere notati. Eressero una serie di monolitiche pietre runiche in vari punti di Kel'Thalas, che costituissero il perimetro della barriera, che fu utile alla fine anche per tenere alla larga i superstiziosi troll. Col passare del tempo, Kel'Thalas divenne uno scintillante monumento agli sforzi e all'abilità magica degli Alti Elfi. L'architettura ricordava le antiche sale di Kalimdor, ma era adattata alle caratteristiche di quella terra. Divenne il gioiello che gli Alti Elfi a lungo avevano desiderato creare. Il Concilio di Silvermoon fu creato come il centro di governo di Kel'Thalas, sebbene la dinastia di Sunstrider mantenesse la sua stabile fetta di potere. Composta da 7 dei più grandi lord degli Alti Elfi, il Concilio lavorò per assicurare la protezione del regno elfico, e sotto la protezione della barriera, essi continuarono a utilizzare impunemente la magia in quasi tutti gli aspetti della loro vita. Per circa 4.000 anni, gli Alti Elfi vissero in pace nella sicurezza del loro regno, ma i vendicativi troll non avevano intenzione di arrendersi così facilmente. Pianificarono e complottarono a lungo, e aspettarono che il loro numero fosse sufficientemente grande. E, alla fine, un'imponente armata troll un giorno emerse dalla foresta e iniziò ad assediare gli scintillanti pinnacoli di Kel'Thalas.
mentre gli alti elfi lottavano strenuamente contro gli assalitori troll, le divise e nomadi tribù umane di Lordaeron lavorarono per consolidare le terre delle loro tribù. In passato, le tribù umane erano solite saccheggiare le terre l'una dell'altra con decisamente poco spirito di unità. Ma una di queste tribù, gli Arathi, vide che la minaccia dei troll stava diventando troppo grande per poter essere ignorata. Gli Arathi desideravano fare fronte comune per combattere le bande da guerra troll. Nel corso degli ultimi 6 anni, gli Arathi riuscirono a prevalere su molte delle tribù vicine, ma con la vittoria concessero sempre pace ed uguaglianza ai conquistati, assicurandosi nella maggior parte dei casi la loro lealtà. Alla fine, la tribù Arathi comprendeva di fatto molte tribù differenti e i ranghi della tribù crescevano velocemente. Sicuri del fatto che le loro armate potessero tenere testa ai troll o anche agli schivi alti elfi se necessario, decisero di costruire un'imponente fortezza nel sud di Lordaeron. La città-stato, chiamata Strom, divenne la capitale della nazione Arathi, chiamata Arathor. E mentre Arathor prosperava, umani da tutto il continente si muovevano verso sud, attirati dalla protezione e dalla sicurezza offerta dalle mura di Strom. Unite sotto un'unica bandiera, le tribù umane svilupparono una forte e ottimista cultura. Thoradin, il re di Arathor, sapeva che gli elfi che abitavano il nord erano sotto costante attacco dei troll, ma si rifiutava di rischiare le vite dei propri uomini per aiutare degli stranieri. Molti mesi passarono e le voci che riferivano di una supposta sconfitta degli elfi si moltiplicavano. Ma fu solo all'arrivo di un mal ridotto ambasciatore da Keltalas che Thoradin realizzò quanto la minaccia dei troll fosse grande. Gli elfi informarono Thoradin che le armate dei troll erano vaste e che una volta distrutta Keltalas si sarebbero mosse sicuramente verso sud. Gli elfi disperati accettarono di condividere con alcuni umani le arti magiche che possedevano in cambio di aiuto militare contro i troll. Thoradin, sebbene sospettoso della magia, accettò comunque, per necessità. Quasi immediatamente, stregoni elfi fecero la loro comparsa ad Arathor per istruire un gruppo di umani all'uso della magia. Gli elfi notarono che, anche se gli umani erano di natura maldestri nel padroneggiare la magia, avevano anche una certa innata affinità con essa. Un centinaio di uomini furono istruiti nelle basi più elementari della magia, solo lo stretto necessario per combattere i troll, e una volta convintisi che gli umani erano pronti alla battaglia, gli elfi lasciarono Strom e si diressero a nord insieme alle armate di Re Thoradin. Le forze unite di elfi e uomini si scontrarono con le armate troll ai piedi delle montagne di Alterac. La battaglia durò per molti giorni, ma le infaticabili armate di Arathor non cedettero di un centimetro, non prima di aver massacrato le armate troll. Gli elfi allora decisero che era giunto il momento di scatenare il potere della loro magia sul nemico. I 100 maghi umani e i molti stregoni elfi richiamarono la furia dell'inferno e incendiarono, letteralmente, le armate troll. I fuochi elementali impedirono ai troll di rigenerarsi e bruciarono le loro figure torturate dall'interno. Le armate troll, decimate, tentarono la fuga, ma l'esercito di Thoradin le travolse e massacrò senza pietà ogni singolo soldato. I troll non si ripresero mai del tutto da questo massacro e la storia non vedrà mai più i troll riunirsi come una singola nazione. Assicuratisi che Keltalas fosse stata salvata dalla distruzione, gli elfi fecero giuramento di lealtà e amicizia verso la nazione di Arathor e la famiglia del re Thoradin. Uomini e elfi avrebbero avuto relazioni pacifiche nelle ere a venire. Con l'assenza dei troll nelle terre del nord, gli elfi di Keltalas focalizzarono i loro sforzi nel ricostruire la loro gloriosa terra madre. Le armate di Arathor invece tornarono vittoriose verso sud. La società umana di Arathor crebbe e prosperò, sebbene Thoradin, preoccupato che un'eccessiva espansione potesse indebolire il regno, si assicurò che Strom rimanesse il centro dell'impero. Dopo molti anni di crescita pacifica e di commercio, il grande Thoradin morì in tarda età, lasciando le nuove generazioni di Arathor di fatto libere di continuare l'espansione delle terre oltre Strom. I 100 maghi originari, addestrati dagli elfi, tramandarono le loro conoscenze magiche alle nuove generazioni. Purtroppo, mentre loro erano stati ben istruiti anche sul necessario rigore e responsabilità che l'utilizzo della magia porta con sé, le giovani generazioni guardavano i poteri magici molto più nell'ottica del mero interesse personale che in quella dell'abnegazione e del servizio. Mentre l'impero si espandeva e nuove terre venivano annesse, la magia dei giovani maghi si rivelò molto utile per difendere i propri simili e stabilire nuove città ed insediamenti sempre più a sud. Ma più i loro poteri crescevano, più il distacco tra loro e il resto della società si ampliava, finendo spesso per isolarsi sempre di più.
La seconda città-stato di Arathor fondata fu Dalaran, a nord di Strom. Qui molti giovani maghi finirono per riunirsi, in un posto in cui di fatto potevano praticare la magia molto più liberamente che altrove. La popolazione di Dalaran accettò di buon grado la presenza dei maghi, felice di godere dei benefici delle arti magiche, ma più la magia veniva utilizzata, più il tessuto della realtà intorno a Dalaran iniziava piano piano a rompersi. Gli agenti sinistri della Legione Infuocata, bannati da quando il Pozzo dell'Eternità fu distrutto, colsero l'opportunità e gradualmente iniziarono a passare nel nostro mondo attraverso le fratture nella realtà. Si trattava per lo più di piccole creature, eliminabili con una certa facilità, ma via via la situazione peggiorò e qualche demone più potente cominciava a manifestarsi. I maghi signori della città, per non spaventare la popolazione, misero a tacere queste notizie, cercando di tenere nascosta il più possibile la verità. Ma il popolo, un po' alla volta, cominciò a notare strani accadimenti e iniziò a sospettare che i maghi che una volta ammiravano stessero nascondendo qualcosa. Saputo delle attività magiche degli umani, gli elfi accorsero verso sud, nelle terre umane. Studiarono le correnti e dedussero che, sebbene le brecce fossero ancora di dimensioni relative, il pericolo che la Legione Infuocata costituiva era troppo grande finché gli umani avessero continuato a usare la magia senza ritegno. Il Concilio di Silvermoon fece quindi un patto segreto con i maghi di Dalaran. Li informarono di tutto ciò che non erano a conoscenza, della sorte del Pozzo dell'Eternità, della Legione, di ogni cosa. E dissero loro che se volevano continuare a utilizzare la magia, era necessario che proteggessero il mondo efficacemente da eventuali minacce demoniache. I maghi di Dalaran proposero allora di donare i poteri a un campione mortale, un guardiano, che potesse utilizzare i poteri collettivi per combattere una guerra senza fine contro la Legione e impedirgli di passare in questo mondo. Fu anche detto che la maggior parte delle persone non doveva sapere nulla di tutto questo, per timore che si scatenasse il panico e che paura e paranoia prendessero il controllo dei cuori delle persone. Gli elfi acconsentirono e una società segreta fu creata per gestire la selezione del guardiano e controllare lo spargersi del caos nel mondo. Questa società tenne i suoi incontri segreti a Tirisfal Glades, da qui il nome di Guardiani di Tirisfal. Il guardiano scelto sarebbe stato dotato di enormi poteri e sebbene ci potesse essere un solo guardiano per volta, egli avrebbe avuto abbastanza potere da opporsi efficacemente alla minaccia della Legione. Il potere che deteneva era così grande che solo il Concilio di Tirisfal doveva poter scegliere potenziali successori, in caso di necessità. Generazioni passarono e i guardiani difesero efficacemente l'umanità dalla minaccia invisibile della Legione Infuocata attraverso le terre di Arathor e Kel'Thalas. Arathor crebbe e prosperò, mentre l'uso della magia si diffuse nell'impero. In tempi antichi, dopo la dipartita dei titani da Azeroth, i loro figli, gli Earthrend, continuarono a formare e difendere i più profondi recessi del mondo, in larga parte indifferenti alle vicende della superficie. Ma con l'esplosione del Pozzo dell'Eternità, gli Earthrend furono seriamente segnati. Vacillando insieme alle ferite della Terra, a cui erano profondamente connessi, persero molta della propria identità e si sigillarono volontariamente nelle sale di pietra da loro stessi create. Uldaman, Uldum, Ulduar. Questi erano i nomi delle antiche città dei Titani in cui gli Earthrend presero originariamente forma, seppelliti nella terra e si riposarono in pace per 8.000 anni. Sebbene non sia chiaro cosa li avesse svegliati, gli Earthrend sigillati in Uldaman si svegliarono improvvisamente dal loro sonno. Scoprirono di essere cambiati significativamente durante la loro ibernazione. La scorza rocciosa si era ammorbidita fino a diventare una liscia pelle e i loro poteri sulla terra e sulla pietra erano svaniti. Erano diventati creature mortali. Preso il nome di Nani, l'ultimo degli Earthrend lasciò le sale di Uldaman e si avventurò nel mondo esterno. Ancora affascinati dalla sicurezza e meraviglia dei luoghi in profondità, fondarono un vasto impero sotto la montagna più grande della regione. Chiamarono la loro terra Khasmodan, in onore del titano Khazgoroth. Costruito un altare per il loro padre titano, i Nani costruirono una immensa forgia nel cuore della montagna. Da quel momento, la città cresciuta intorno alla forgia avrebbe preso il nome di Ironforge. I Nani, per natura affascinati dall'intaglio di gemme e pietre, si organizzarono per scavare le montagne circostanti, alla ricerca di ricchezze e minerali preziosi. Felici del loro lavoro svolto nel mondo, i Nani rimasero isolati dalle questioni dei loro vicini che popolavano la superficie.
Strom continuò a essere il centro del regno di Arathor, ma così come Dalaran, molte altre città-stato nacquero in tutta Lordaeron. Gilneas, Alterac e Cul Teras furono le prime, e sebbene ognuna avesse i propri usi, costumi e tradizioni, tutte si riconoscevano nell'autorità unificante di Strom. Sotto l'occhio vigile dell'ordine di Tirisfal, Dalaran diventò il centro nevralgico dell'insegnamento della magia nella regione. I maghi che governavano Dalaran fondarono il Kirin Tor, una setta specializzata nel compito di catalogare e ricercare ogni incantesimo, artefatto e oggetto magico conosciuto all'umanità a quel tempo. Gilneas e Alterac diventarono grandi sostenitori di Strom e svilupparono potenti armate che esplorarono le regioni montuose di Khazad-dûm. Fu in quel periodo che l'umanità incontrò per la prima volta la razza dei nani e mise piede nelle grotte sotterranee di Ironforge. Uomini e nani condivisero molti segreti della forgiatura dei metalli e dell'ingegneria e scoprirono un comune interesse per la battaglia e per il raccontare storie. La città-stato di Cul Teras, fondata su una grande isola nel sud di Lordaeron, sviluppò una fiorente economia basata sulla pesca e sui trasporti. Col tempo crearono una grande flotta mercantile che viaggiava ovunque alla ricerca di merci pregiate ed esotiche. Eppure, sebbene l'economia fosse fiorente, gli elementi più forti di Arathor si stavano indebolendo. In quel tempo, il Lord di Strom desiderava muovere la propria residenza nel lussureggiante nord di Lordaeron e abbandonare le aride terre del sud. Gli eredi di Thoradin, gli ultimi discendenti del lignaggio di Arati, sostennero che non era il caso di andarsene e lasciare lì gli altri cittadini, che avrebbero anche loro gradito spostarsi. Ma il Lord decise comunque di dirigersi a nord, in ricerca di purezza e lande incontaminate, e a nord di Dalaran fondò la città di Lordaeron, che da quel momento diede il nome al continente e divenne meta di pellegrinaggio da parte di chi cercava pace interiore e sicurezza. I discendenti degli Arati, rimasti soli nelle mura cadenti dell'antica Strom, decisero di spingersi verso sud, oltre i picchi rocciosi di Khazad-dûm. Il viaggio si concluse dopo molte stagioni e si stabilirono nel nord del continente che chiamarono Azeroth. In una fertile vallata fondarono il regno di Stormwind, che presto diventò una potenza autosufficiente in tutto e per tutto. I pochi guerrieri rimasti a Strom decisero di restare e sorvegliare le antiche mura della città. Strom, però, non era più il centro dell'impero, ma diventò una nuova nazione chiamata Stromgard. Sebbene tutte le città-stato prosperarono a loro modo, l'impero di Arathor si era di fatto disintegrato. Man mano che ogni nazione sviluppò i propri usi, costumi e tradizioni, esse diventarono sempre più distanti l'una dall'altra. La visione di Re Thoradin, di un'umanità unificata, era alla fine svanita. Nonostante il mutare delle condizioni politiche e delle rivalità più o meno aspre, la dinastia dei Guardiani mantenne sempre la sua vigilanza costante contro il caos. Molti Guardiani si successero nel corso del tempo, ma in ogni dato momento c'era sempre un solo Guardiano che vigilava per mezzo dei poteri di Tirisfal. Uno degli ultimi Guardiani di quell'era si distinse come un possente guerriero contro l'oscurità. Egwene, una fervente giovane umana, vinse l'approvazione dell'Ordine e vestì il mantello del Guardiano. Egwene combatté fieramente con determinazione i demoni ovunque riuscisse a trovarli, ma mise sempre in dubbio l'autorità del Concilio di Tirisfal, composto da soli uomini. Riteneva che i vecchi uomini ed elfi che componevano il Consiglio fossero troppo rigidi nel loro modo di pensare e poco lungimiranti nel mettere fine una volta per tutte alla minaccia delle forze demoniache. Stanca di infinite discussioni, decise di dare prova del proprio valore e come risultato spesso finiva per prediligere il coraggio alla saggezza in situazioni cruciali. Col crescere della sua padronanza dei poteri cosmici di Tirisfal, Egwene si rese conto della forte presenza demoniaca nel ghiacciato continente nordico di Northrend. Viaggiò verso nord, cercando i demoni tra le montagne. Qui vide che i demoni stavano cacciando uno degli ultimi draghi viventi per drenarlo della sua energia magica. I possenti draghi, sempre più allontanatisi dalla civiltà in rapida crescita delle società mortali, si trovarono non più in grado di contrastare la magia oscura della legione. Egwene affrontò i demoni e li sconfisse con l'aiuto dei draghi. Quando l'ultimo demone fu bandito, una grande tempesta si scatenò nel nord. Sargeras, il re dei demoni, le apparve di fronte, avvertendola che il tempo di Tirisfal stava per giungere al termine e che presto il mondo si sarebbe inchinato di fronte alla legione infuocata.
L'orgogliosa Egwene, credendo di essere in grado di sconfiggere il dio demone, scatenò i suoi poteri contro la figura di Sargeras, riuscendo con estrema facilità ad uccidere il suo guscio mortale. Temendo che lo spirito di Sargeras potesse perdurare, sigillò il corpo martoriato in una delle antiche sale di Kalimdor, scaraventate sul fondo del mare ai tempi della distruzione del Pozzo dell'Eternità. Egwene non poteva sapere che questo era esattamente ciò che Sargeras aveva pianificato. Al momento della morte del suo guscio terreno, lo spirito di Sargeras si trasferì nel corpo indebolito di Egwene, nascondendosi nei più profondi recessi della sua anima. La giovane aveva appena segnato il fato del mondo mortale. I nani vissero per molti lunghi secoli in pace, ma la società crebbe troppo dentro i confini delle montagne. Sebbene il possente re Modimus Anvilmar governasse su tutti i nani con giustizia e saggezza, tre potenti fazioni si stavano delineando. Il clan Bronzebeard, guidato dal Thane Madoran Bronzebeard, sviluppò stretti legami col re e rimase sempre a guardia della montagna di Ironforge. Il clan Wildhammer, guidato dal Thane Cardros Wildhammer, che dimorava ai piedi del monte, desiderava guadagnare più potere nella città. Ed infine il clan Dark Iron, guidato dal Thane Stregone Thorissan. Questi ultimi si nascosero sempre più nelle profondità della montagna, complottando contro entrambi gli altri clan. Per un po' le tre fazioni mantennero una sostanziale pace, ma le tensioni esplosero quando Re Anvilmar morì. I tre clan mossero guerra l'uno contro l'altro per il controllo di Ironforge stessa. La guerra civile nanica continuò nel sottosuolo per molti anni. Alla fine i Bronzebeard, che possedevano l'armata più grande, cacciarono i Dark Iron e i Wildhammer dalla montagna. Kandros e i suoi Wildhammer viaggiarono verso nord attraverso le porte di Dun Al-Ghaz e fondarono il proprio impero nei distanti picchi di Grimbatol. Lì prosperarono e ricostruirono le loro ricchezze. Thorissan e Dark Iron non fecero però altrettanto. Umiliati e inferociti per la sconfitta, giurarono vendetta contro Ironforge. Guidando i suoi seguaci verso sud, Thorissan fondò la propria città, a cui diede il suo stesso nome, nelle meravigliose Red Ridge Mountains. La prosperità e il passare degli anni non diminuirono il risentimento dei Dark Iron verso i loro cugini. Thorissan e la sua moglie strega, Modgood, alla fine lanciarono un assalto simultaneo sia ad Ironforge che a Grimbattle. L'intento dei Dark Iron era quello di reclamare tutta Khazmodan per loro stessi. Le armate dei Dark Iron, colpendo duramente entrambe le città, riuscirono quasi nel loro intento. Ma Madoran Bronzebeard alla fine guidò il suo clan verso una vittoria decisiva contro l'armata di Thorissan. Quest'ultimo e i suoi servitori fuggirono verso la loro città, inconsapevoli degli eventi che si stavano svolgendo a Grimbattle, sotto l'attacco dell'armata di Modgood. Modgood usò in battaglia i suoi poteri per infondere paura nei nemici. Le ombre si muovevano al suo comando e oscure creature strisciarono fuori dalle profondità della terra, infestando le sale dei Wildhammer. Riuscì a oltrepassare le porte e a cingere d'assedio la fortezza stessa. I Wildhammer combatterono disperatamente e alla fine fu lo stesso Cardros Wildhammer a raggiungere la strega e ad ucciderla. Senza la loro regina, le armate Dark Iron si diedero alla fuga, dirigendosi verso sud, ma incapparono nelle armate di Ironforge che stavano arrivando in sostegno dei Wildhammer. Le rimanenti forze dei Dark Iron furono massacrate. Le armate di Ironforge e di Grimbattle insieme allora si diressero a sud con l'intento di distruggere Thorissan e i suoi Dark Iron una volta per tutte. Ma non sapevano che la furia di Thorissan aveva partorito qualcosa di terribile. Nel tentativo di evocare un servitore sovrannaturale di una potenza sufficiente ad assicurargli la vittoria, Thorissan si rivolse agli antichi poteri banditi e dimenticati nelle profondità. La creatura che ne emerse si rivelò essere peggiore di qualsiasi incubo potesse mai immaginare. L'incosciente evocazione di Thorissan aveva liberato dalle catene Ragnaros, il signore del fuoco, bandito dai titani nei tempi antichi. L'apocalittica rinascita di Ragnaros scosse Azeroth fin dalle sue fondamenta, spaccò le montagne di Redridge e creò un enorme vulcano al centro di quella devastazione. Thorissan fu istantaneamente ucciso da quell'apocalisse, insieme a moltissimi Dark Iron, e il resto di loro da quel momento visse in gran maggioranza in schiavitù, soggiogata da Ragnaros e dai suoi elementali. Trovatisi con davanti agli occhi quella devastazione, Re Madoran e Re Cardros fermarono le loro armate e tornarono nei loro regni, non volendo affrontare la furia obliteratrice di Ragnaros. I Bronzebeard tornarono ad Ironforge e ricostruirono pazientemente la loro gloriosa città.
Anche i Wildhammer tornarono a Grimbatol, ma i poteri della strega avevano lasciato nella fortezza un'oscura presenza, una corruzione che non riuscirono a debellare né a sopportare e ritennero ormai il luogo inabitabile, pur essendo molto restii all'idea di lasciare la loro casa. I Bronzebeard offrirono loro di tornare ad Ironforge, ma i Wildhammer rifiutarono. Re Cardross condusse allora il suo popolo a nord, fino ad arrivare alle terre delle Interlands, dove fondarono la città di Eyrie Peak, dove i Wildhammer prosperarono, sviluppando un maggior contatto con la natura e una profonda amicizia con la popolazione di grifoni dell'area. Desiderando mantenere le relazioni e il commercio con i loro cugini, i nani di Ironforge costruirono due mastodontici archi per consentire una connessione tra Casmodan e Lordaeron. Con i commerci i due regni prosperarono. Dopo la morte dei due re, Madoran e Cardross, i figli commissionarono due gigantesche statue in onore dei padri. Le due statue sarebbero state poste sul passaggio verso le terre del sud, divenute terre vulcaniche dopo il risveglio di Ragnaros. Furono un monito per chi intendesse attaccare i regni nanici e un promemoria del terribile destino dei Dark Iron e del prezzo da loro pagato per i loro crimini. I due regni rimasero in stretti rapporti per alcuni anni, ma dopo gli orrori affrontati a Grimbatol, i Wildhammer erano cambiati. Rinunciarono a vivere nel sottosuolo, preferendo una vita all'aperto, alla luce del sole, sulle pendici di Eyrie Peak. Le differenze ideologiche alla fin fine portarono alla definitiva separazione dei due regni, ognuno per la sua strada. La guardiana Eowyn nel corso degli anni aumentò di molto i suoi poteri e usò le energie di Tirisfal per allungare moltissimo la sua vita. Credendo in maniera folle di aver sconfitto Sargeras per sempre, continuò a proteggere il mondo dei servitori del re dei demoni per quasi 900 anni. Ma il concilio di Tirisfal alla fine dichiarò che il suo servizio era giunto al termine e ordinò a Eowyn di tornare a Dalaran per scegliere un nuovo successore a cui passare i poteri del guardiano. Ma ella, non fidandosi del consiglio, decise a quel punto che avrebbe scelto lei stessa un suo successore. Pianificò di dare alla luce un figlio, a cui avrebbe donato i suoi poteri. Non aveva nessuna intenzione di lasciare che l'ordine di Tirisfal manipolasse il suo successore come aveva tentato di fare con lei. Viaggiando a sud, nella nazione di Azeroth, Eowyn trovò l'uomo perfetto come padre di suo figlio, un capace mago umano di nome Nile Saran. Quest'ultimo era il mago di corte e consigliere del re di Azeroth. Eowyn sedusse il mago ed ebbe un figlio da lui. La profonda connessione di Nielas con la magia sarebbe passata direttamente al figlio e avrebbe segnato il destino di quest'ultimo permanentemente. Il potere di Tirisfal fu allo stesso modo impiantato nel bambino e si sarebbe manifestato con la sua maturità fisica. Il tempo passò e Eowyn partorì il bambino in un luogo segreto e gli diede come nome Medivh. Ella credeva che il figlio, una volta raggiunta la maturità, sarebbe diventato il futuro guardiano. Sfortunatamente, lo spirito di Sargeras, nascosto dentro di lei, fu trasferito al bambino fin dall'inizio, nel grembo materno. Non aveva idea che il nuovo guardiano del mondo era di fatto già posseduto dalla sua più grande nemesi. Certa che il bimbo fosse forte e in salute, lo lasciò alla corte di Azeroth per essere cresciuto dal suo padre mortale e dalla sua famiglia. Si diresse nelle terre selvagge e si preparò a ciò che l'attendeva dopo la morte, qualunque cosa fosse. Medivh crebbe e diventò un forte e sano ragazzo, del tutto inconsapevole del potere di Tirisfal che albergava dentro di lui. Sargeras aspettò con pazienza finché i poteri del ragazzo non si sarebbero manifestati. Quando Medivh raggiunse l'adolescenza era già molto popolare ad Azeroth per il suo talento con la magia e andava spesso all'avventura con i suoi due amici. Lane, il principe di Azeroth, e Anduin Lothar, uno degli ultimi discendenti della stirpe degli Arathi. I tre ragazzi combinavano costantemente guai nel reame, ma erano comunque molto amati dal popolo. All'età di 14 anni, i poteri di Medivh finalmente si manifestarono e si scontrarono con la pervasiva presenza di Sargeras nella sua anima. Medivh cadde in uno stato catatonico che durò molti anni. Quando si svegliò, si ritrovò ormai nell'età adulta e i suoi amici erano diventati i regnanti di Azeroth. Sebbene volesse usare i suoi nuovi poteri per il bene e per la protezione della sua terra, il malvagio spirito di Sargeras corruppe i suoi pensieri e le sue emozioni e alla fine egli stesso si rivelò, sapendo che i suoi preparativi per la seconda invasione di Azeroth erano quasi terminati e che i poteri dell'ultimo guardiano del mondo sarebbero stati determinanti per portarla a compimento.
Più o meno negli anni della nascita di Medivh, Kil'jaeden sedeva e meditava con i suoi seguaci nella distorsione fatua. Il suo intento, per volontà del suo signore Sargeras, era pianificare la seconda invasione di Azeroth e della Legione Infuocata. Questa volta non ci sarebbero stati errori. Egli realizzò che serviva un espediente per indebolire le difese degli umani molto prima che la Legione Infuocata potesse mettere piede su Azeroth. Se questo fosse avvenuto, gli Elfi della Notte, i Draghi o qualunque altra forza che fosse intenzionata a difendere il suo mondo sarebbero stati troppo deboli per opporsi alla potenza della Legione. Fu in quel periodo che Kil'jaeden scoprì l'esistenza nell'universo del rigoglioso pianeta di Draenor. Era la casa di due razze molto diverse, gli sciamanici orchi e i pacifici Draenei. I nobili clan degli orchi si muovevano e cacciavano nelle praterie per sport, e gli ieratici Draenei costruivano grezze città sui picchi montuosi del pianeta. Kil'jaeden sapeva che gli abitanti di Draenor avevano un ottimo potenziale per servire la Legione Infuocata, se coltivato correttamente. Delle due razze, egli ritenne che gli orchi guerrieri sarebbero stati più suscettibili alla corruzione della Legione. Entrò nella mente del vecchio sciamano Ner'zhul, nello stesso modo in cui Sargeras pose sotto il suo controllo la regina Ashara nelle ere passate. Usando l'astuto sciamano come tramite, il demone sparse ardore per la battaglia nei clan degli orchi. In breve tempo, egli trasformò la spirituale razza in un popolo assetato di sangue. A quel punto, Kil'jaeden spinse Ner'zhul e il suo popolo a compiere il passo finale, dedicare se stessi interamente alla guerra e alla morte. Ma il vecchio sciamano, avendo il presentimento che in questo modo il suo popolo sarebbe diventato schiavo dell'odio per sempre, in qualche maniera riuscì a resistere agli ordini del demone. Frustrato dalla resistenza di Ner'zhul, Kil'jaeden andò alla ricerca di un orco che fosse più adatto del precedente a consegnare il suo popolo nelle mani della Legione. E alla fine trovò proprio il suo apprendista, Gul'dan, la cui enorme ambizione poteva essere sfruttata per lo scopo, e promise a quest'ultimo un immenso potere. Il giovane orco divenne un avido studioso della magia demoniaca e divenne il più potente stregone mortale della storia. Insegnò agli altri giovani orchi le sue arti, un nuovo terribile tipo di magia portatrice di distruzione, e fece tutto quello che era in suo potere per sradicare la cultura sciamanica, tradizione degli orchi. Kil'jaeden, con l'obiettivo di stringere maggiormente il suo legame con gli orchi, aiutò Gul'dan a fondare il Concilio delle Ombre, una setta segreta che doveva manipolare i clan e diffondere la magia demoniaca attraverso Draenor. Più orchi si dedicavano a questa magia, più i campi rigogliosi e i fiumi di Draenor piano piano iniziavano a svanire. Col tempo, le vaste praterie, casa degli orchi per generazioni, divennero distese di arida terra rossa. Le energie demoniache stavano lentamente uccidendo quel mondo. Gli orchi divennero via via sempre più aggressivi sotto il segreto controllo di Gul'dan e del Concilio delle Ombre. Costruirono enormi arene dove gli orchi continuamente mettevano alla prova le proprie abilità in combattimento in scontri letali. Durante quel periodo alcuni capi clan si opposero alla crescente depravazione della loro razza. Uno di loro, Durotan, del clan Frostwolf, mise in guardia gli orchi dal perdersi nella furia e nell'odio. Le sue parole però caddero nel vuoto, mentre capi clan più potenti come Grom Hellscream del clan Warsong si fecero avanti per prendere il controllo in questa nuova era di guerra e dominazione. Kil'jaeden sapeva che gli orchi erano ormai pronti, ma necessitava di un'ultima prova di fedeltà. In segreto fece evocare al Concilio delle Ombre il demone Mannoroth, il vessillo vivente della rabbia e della distruzione. Gul'dan chiamò a raccolta i capi clan e li convinse a bere il sangue di Mannoroth, assicurandoli che sarebbero diventati invincibili. Guidati da Grom Hellscream, tutti i capi clan, ad eccezione di Durotan, bevvero il sangue e in questo modo suggellarono la loro definitiva schiavitù nei confronti della Legione Infuocata. Resi estremamente potenti dalla furia di Mannoroth, i capi condivisero subito con il resto del loro clan questo dono. Consumati dalla maledizione della loro sete di sangue, gli orchi non vedevano l'ora di sfogare la loro furia con chiunque si trovasse di fronte a loro. Capito che il momento era giunto, Gul'dan unificò tutti i clan in una singola, grande, orda. Però, sapendo che i vari capi clan avrebbero molto presto iniziato a lottare per la supremazia, pose lui stesso un capo marionetta alla guida dell'orda appena creata. Fu scelto Blackhand, un orco particolarmente depravato e omicida, e sotto il suo comando l'orda era pronta per essere testata contro gli umili Draenei. Nell'arco di pochi mesi,
l'orda massacrò praticamente ogni Draenei vivente sul pianeta e solo una manciata di loro sopravvisse alla furia degli orchi. Gul'dan aveva mostrato la potenza dell'orda. Kil'jaeden a quel punto decise che l'orda era finalmente pronta per la vera battaglia. Gli orchi erano diventati l'arma più potente della legione infuocata. Egli a quel punto condivise il piano con il suo padrone Sargeras, che acconsentì. Il tempo della vendetta era finalmente arrivato. Mentre Kil'jaeden preparava l'orda per l'invasione di Azeroth, Medivh continuava la sua battaglia interiore contro Sargeras. Relaine, il nobile monarca di Stormwind, si rese conto col tempo dell'oscurità che sembrava infettare il loro vecchio amico. Condivise con Anduin Lothar, nel frattempo nominato suo luogotenente, le sue preoccupazioni. Nessuno dei due poteva immaginare che la lenta discesa nella follia di Medivh avrebbe portato gli orrori che stavano per rivelarsi. Come incentivo finale, Sargeras promise a Gul'dan poteri ancora più grandi se avesse guidato l'orda su Azeroth. Attraverso Medivh, Sargeras disse allo stregone che poteva diventare un dio vivente se avesse trovato la tomba sottomarina in cui la guardiana Egwin aveva posto il suo corpo martoriato quasi 1000 anni prima. Gul'dan accettò e decise che, dopo aver sconfitto le forze di Azeroth, avrebbe trovato la leggendaria tomba e reclamato il suo premio. Assicuratosi che l'orda avrebbe svolto la sua funzione, Sargeras ordinò l'inizio dell'invasione. Con uno sforzo congiunto, Medivh e gli stregoni del Concilio delle Ombre aprirono il portale dimensionale noto come il Portale Oscuro. Questo portale mise in connessione Azeroth e Draenor ed era abbastanza grande da consentire il passaggio di un'armata intera. Gli esploratori inviati da Gul'dan riferirono che Azeroth era pronto per essere conquistato. Durotan, ancora convinto che la corruzione di Gul'dan avrebbe significato la distruzione della sua gente, si oppose ancora una volta agli stregoni. Il coraggioso guerriero parlò di come gli stregoni stessero annientando lo spirito libero del suo popolo e di come questa invasione avrebbe portato alla sua fine. Non volendo correre il rischio di uccidere un eroe così popolare, Gul'dan fu costretto a esiliare Durotan e il suo clan Frostwolf ai margini del Nuovo Mondo. Dopo che il clan Frostwolf si mosse attraverso il portale oscuro, solo pochi clan degli orchi li seguirono. Questi orchi costituirono velocemente una base delle operazioni nella Black Morass, un'area tetra e paludosa all'estremo est del regno di Stormwind. Nel momento in cui gli orchi cominciarono a esplorare nuove terre, entrarono immediatamente in conflitto con gli umani. Queste schermaglie erano in genere di piccola entità, brevi, ma sufficienti a mostrare forze e debolezze di entrambe le razze rivali. Però Lane e Lothar non riuscirono mai ad avere informazioni affidabili sul reale numero degli invasori orchi e dovettero basarsi su vaghe stime. Dopo alcuni anni, ormai la gran parte dell'orda aveva attraversato il portale e risiedeva su Azeroth, e Gul'dan decise che il momento del primo vero attacco era arrivato. L'orda si scatenò con tutta la sua potenza sul pressoché ignaro regno di Stormwind. Mentre le forze di Azeroth e l'orda si stavano scontrando in tutto il regno, dei conflitti interni iniziarono a manifestarsi in entrambe le fazioni. Relaine, che riteneva l'orda incapace di conquistare davvero Azeroth, voleva tenere la posizione nella capitale Stormwind. Ma Lothar, che riteneva si dovesse invece passare all'attacco, dovendo scegliere tra fare ciò che riteneva giusto e obbedire agli ordini, alla fine scelse di seguire il suo istinto. Attaccò la fortezza torre di Karazhan, dove risiedeva Medivh, aiutato dallo stesso apprendista del guardiano, Khadgar, e insieme riuscirono a eliminare il guardiano posseduto, confermando che quella era la vera causa del conflitto. Distruggendo il corpo di Medivh, i due inavvertitamente bandirono lo spirito di Sargeras nell'abisso e liberarono il vero e puro spirito di Medivh, che avrebbe vagato nel piano astrale ancora per molti anni a venire. Nonostante la sconfitta di Medivh, l'orda continuava a soverchiare i difensori di Stormwind. Con l'avvicinarsi della vittoria, Orgrim Doomhammer, uno dei più potenti capi clan orchi, iniziò anch'egli a notare la corruzione che serpeggiava nel suo clan fin da quando si trovavano ancora su Draenor. Il suo vecchio compagno Durotan, tornato dall'esilio, gli disse ancora una volta del tradimento di Gul'dan. Ma gli assassini di Gul'dan reagirono prontamente e uccisero Durotan e tutta la sua famiglia, ad eccezione del figlio ancora neonato. La sua sorte fu sconosciuta per molti anni e Doomhammer non poteva sapere che era in realtà stato trovato da un ufficiale umano, Aedalas Blackmoor, e tenuto come schiavo. Quel neonato sarebbe poi diventato uno dei leader più grandi che il suo popolo abbia mai avuto.
Infuriato dalla morte di Durotan, Orgrim Doomhammer decide di liberare l'Orda dalla corruzione demoniaca e riuscì ad assumere il ruolo di capoguerra dell'Orda, uccidendo la marionetta di Gul'dan, Blackhand. Sotto la sua guida, l'Orda assediò finalmente la capitale Stormwind. Re Lane aveva gravemente sottostimato la forza dell'Orda e non poté far altro che osservare impotente il suo regno cadere per mano dei Pelleverde, per poi essere infine ucciso da uno dei migliori assassini del Concilio delle Ombre, il mezzorco Garona. Lothar, di ritorno da Karazhan, sperava di aver arginato la perdita di vite e salvato la sua terra, ma invece scoprì che era tornato troppo tardi. Il suo regno era un cumulo di macerie e l'Orda continuava a razziare le campagne reclamando i terreni circostanti. Costretti a nascondersi, Lothar e i suoi giurarono che avrebbero riconquistato la loro terra a qualsiasi costo. Lothar raccolse tutti i superstiti dell'assedio a Stormwind e iniziò un enorme esodo verso le terre nordiche di Lordaeron. Convinti che l'Orda avrebbe annientato tutta l'umanità se lasciata senza freni, i leader dei sette regni umani accordarono di unirsi in quella che sarebbe poi divenuta nota come l'Alleanza di Lordaeron. Per la prima volta dopo quasi 3.000 anni, le divise nazioni di Arathor erano ancora una volta unite sotto un'unica bandiera. Nominato generale supremo delle forze dell'Alleanza, Lothar preparò la sua armata per l'arrivo dell'Orda. Aiutato dai suoi luogotenenti Uther Lightbringer, Delyn Proudmoore e Turalyon, Lothar riuscì a convincere anche i nani di Ironforge e un piccolo gruppo di alti elfi di Kel'Thalas a unirsi alla lotta. Gli elfi, allora guidati da Anasterian Sunstrider, erano in gran parte indifferenti al conflitto in arrivo, ma erano in debito con la stirpe degli Arathi per l'aiuto che questi ultimi avevano offerto loro in passato. L'Orda, dal canto suo, sotto la guida di Orgrim Doomhammer, prese nei suoi ranghi gli ogre provenienti dalla loro terra madre di Draenor e i troll della foresta di Amani, da tempo privi di un regno. In una enorme campagna per soverchiare il regno nanico di Khazmodan e le aree meridionali di Lordaeron, l'Orda decimò i suoi nemici. Le epiche battaglie della Seconda Guerra non si svolsero soltanto sulla terraferma, ma compresero ogni genere di scontro, da battaglie navali su larga scala a gigantesche schermaglie aeree. L'Orda, in qualche maniera, riuscì a entrare in possesso di un potente artefatto noto come Demon Soul e lo utilizzò per mettere in schiavitù l'antica regina dei draghi, Alexstrasza. Minacciandola di distruggere le sue preziose uova, l'Orda costrinse Alexstrasza a inviare i suoi figli adulti in guerra a combattere per l'Orda, cosa che fecero. La guerra si scatenò tra i continenti di Khazmodan, Lordaeron e Azeroth stessa. Come parte della sua campagna del nord, l'Orda riuscì a conquistare le terre di frontiera di Kel'Thalas, portando gli elfi verso un pieno coinvolgimento nell'alleanza. Le città più grandi di Lordaeron furono tutte devastate dal conflitto, ma nonostante l'assenza di rinforzi e la grande inferiorità numerica, Lothar e i suoi alleati riuscirono a respingere i nemici. Durante le fasi finali della guerra, però, proprio quando la vittoria dell'Orda sull'Alleanza sembrava ormai imminente, una terribile faida eruppe tra i due orchi più potenti su Azeroth. Proprio mentre Doomhammer stava preparando l'assalto finale alla capitale di Lordaeron, un assalto che avrebbe schiacciato ciò che rimaneva dell'Alleanza, Gul'dan e i suoi improvvisamente abbandonarono i loro posti e presero il mare. Doomhammer, sconcertato dall'accaduto, non ebbe altra scelta se non rimandare la sua più grande chance di vittoria definitiva. Gul'dan, assetato di potere e ossessionato dall'idea di averne sempre di più, iniziò una disperata ricerca della tomba sommersa di Sargeras, che riteneva contenesse i segreti del potere definitivo. Avendo già condannato i suoi simili a diventare schiavi della Legione Infuocata, per Gul'dan la lealtà nei confronti di Doomhammer era del tutto secondaria. Col supporto dei clan Stormriver e Twilight's Hammer, Gul'dan riuscì a sollevare la tomba di Sargeras dalle profondità marine, ma una volta aperte le antiche camere, essi non trovarono altro che demoni impazziti che li attendevano. Come punizione per il loro costoso tradimento, Doomhammer inviò le sue forze a uccidere Gul'dan e a riportare indietro i rinnegati. Gul'dan pagò cara la sua sconsideratezza, venendo fatta a pezzi dai demoni che lui stesso aveva liberato, e senza il loro leader, i clan rinnegati vennero rapidamente annientati dalla forza di Doomhammer, ma sebbene la ribellione fosse stata sedata, l'Orda non riuscì a compensare le gravi perdite subite. Il tradimento di Gul'dan aveva permesso all'Alleanza non solo di riacquistare speranza, ma anche di avere il tempo di ricompattarsi e contrattaccare.
Approfittando della frattura all'interno dell'Orda, Lothar raccolse le sue forze e spinse le forze di Doomhammer a sud, fino alle terre devastate di Stormwind. Lì, le forze dell'Alleanza intrappolarono l'Orda nelle terre vulcaniche di Blackrock Spire. Lothar, alla fine, cadde combattendo in quelle terre. Ma il suo luogotenente Turalyon raccolse il comando e ricacciò le forze dell'Orda nelle Swamp of Sorrows. La forza dell'Alleanza infine distrusse il Portale Oscuro, il ponte tra Azeroth e Draenor. Privata completamente di rifornimenti, l'Orda alla fine cedette e cadde sotto le forze dell'Alleanza, e gli scompaginati clan degli Orchi vennero velocemente soggiogati e piazzati in campi di prigionia sorvegliati. Sebbene sembrasse che l'Orda fosse stata sconfitta definitivamente, alcuni rimasero molto scettici all'idea che la pace potesse durare. Khadgar, diventato ormai un arcimago piuttosto noto, convinse l'Alleanza a costruire la fortezza di Nethergard, che avrebbe vigilato sulle rovine del Portale Oscuro per assicurarsi che nessuna ulteriore invasione di Azeroth potesse più avere luogo. Col finire della Seconda Guerra, l'Alleanza operò scelte aggressive per contenere la minaccia che gli Orchi ancora costituivano. Un gran numero di campi di prigionia furono costruiti nel sud di Lordaeron, allo scopo di tenere confinati gli Orchi e sotto la vigilanza di paladini e soldati veterani, questi campi rappresentarono di fatto un successo. E sebbene gli Orchi fossero molto irrequieti e difficili da tenere a bada, i campi costruiti sul modello della vecchia fortezza prigione di Dumhold mantennero la pace e una parvenza di ordine. Ma nell'infernale mondo di Draenor, una nuova armata degli Orchi si stava preparando a colpire, all'insaputa dell'Alleanza. Ner'zhul, il mentore di Gul'dan, riunì i rimanenti clan degli Orchi sotto il suo oscuro stendardo. Aiutato dal clan Shadowmoon, il vecchio sciamano pianificava di aprire un grande numero di portali, che avrebbero condotto gli Orchi verso nuovi mondi vergini. Per attivare questi portali, però, Ner'zhul aveva bisogno di una serie di artefatti incantati che si trovavano su Azeroth, e per recuperarli, egli riattivò il Portale Oscuro e mandò alla carica i suoi servitori attraverso di esso. La nuova Orda, guidata da capoclan veterani come Grom Hellscream e Killrog Deadeye del clan Bleeding Hollow, colsero di sorpresa le difese dell'Alleanza travolgendole, espandendosi nelle campagne. Sotto l'attento comando di Ner'zhul, gli Orchi recuperarono velocemente gli artefatti necessari e ritornarono su Draenor. Re Terenas di Lordaeron, convinto che gli Orchi stessero pianificando una nuova invasione di Azeroth, riunì i suoi luogotenenti più fidati e diede al generale Turalyon e all'arcimago Khadgar il compito di guidare una spedizione su Draenor per annientare la minaccia degli Orchi una volta per tutte. Le armate di Turalyon e Khadgar marciarono attraverso il Portale Oscuro e si scontrarono più volte con le forze di Ner'zhul sulla terra della devastata Elfire Peninsula. Ma nonostante l'aiuto dell'elfa Alliria Windrunner, del nano Cordran Wildhammer e del soldato veterano Dana Trollbane, Khadgar non riuscì a impedire il peggio. Ner'zhul aprì alla fine i portali verso altri mondi, ma non aveva previsto il terribile prezzo che avrebbe dovuto pagare. Le terribili energie dei portali iniziarono a fare a pezzi Draenor, e mentre le forze di Turalyon lottavano disperatamente per riuscire a tornare su Azeroth, il pianeta cominciò a collassare su se stesso. Grom Hellscream e Killrog Deadeye, vedendo come il folle piano di Ner'zhul avrebbe annientato la loro intera razza, guidarono gli Orchi rimasti nella fuga verso la relativa sicurezza di Azeroth. Turalyon e Khadgar, ancora su Draenor, decisero di compiere l'estremo sacrificio, distruggendo il portale da questo lato a prezzo delle loro vite e delle vite dei loro uomini, sapendo che era l'unico modo per garantire la sopravvivenza di Azeroth. Anche se Hellscream e Deadeye erano riusciti a passare nel tentativo disperato di salvarsi, il portale esplose dietro di loro. Per loro e per gli Orchi che erano riusciti a mettere piede su Azeroth, non ci sarebbe stata una via di ritorno. Mentre violenti esplosioni vulcaniche laceravano il suolo di Draenor, Ner'zhul e i suoi fedeli Shadowmoon attraversarono il più grande dei nuovi portali creati. Infine, al culmine della distruzione, il torturato pianeta fu spazzato via in un'apocalittica esplosione. Ner'zhul e i suoi seguaci entrarono nella distorsione fatua, il piano etereo che connette tutti i mondi dell'universo. Sfortunatamente, Kil'jaeden e i suoi demoni li stavano aspettando.
In cerca di vendetta per il suo antico tradimento, egli smembrò il corpo dello sciamano pezzo per pezzo, ma mantenne il suo spirito vivo ed intatto, così che avesse consapevolezza di ciò che stava accadendo. Sebbene Ner'zhul pregasse il demone di liberare il suo spirito e lasciarlo morire, Kil'jaeden gli rammentò che il patto di sangue che fecero molto tempo fa era ancora valido e che prima di svanire del tutto, Ner'zhul aveva ancora un compito da svolgere. Il fallimento degli orchi nella conquista di Azeroth costrinse Kil'jaeden a creare una nuova armata per spandere il caos tra i regni degli uomini. Questa nuova armata però non sarebbe dovuta cadere preda delle stupide rivalità e degli scontri interni che avevano caratterizzato l'Orda. Sarebbe dovuta essere senza pietà e completamente focalizzata sulla missione. Kil'jaeden diede allo spirito di Ner'zhul un'ultima occasione di servire la legione o di soffrire un tormento eterno ed egli ancora una volta accettò. Il suo spirito fu incastonato in un blocco di ghiaccio duro come il diamante, proveniente dai recessi più oscuri della distorsione fatua e modellato per l'occasione. In questo contenitore di ghiaccio, Ner'zhul sentì la sua coscienza espandersi di 10.000 volte. Stravolto dai caotici poteri demoniaci, lo spirito di Ner'zhul divenne un essere spettrale di incommensurabile potere. Fu in quel momento che l'orco conosciuto come Ner'zhul scomparve per sempre, lasciando il posto alla nascita del Lich King. Anche i leali servitori di Ner'zhul, i Cavalieri della Morte e il clan Shadowmoon furono trasformati. I corrotti stregoni furono scarnificati e rimodellati in lich scheletrici. In questo modo, i demoni si assicurarono che anche nella morte i seguaci di Ner'zhul lo seguissero senza esitazioni. Quando il tempo giunse, Kil'jaeden rivelò la missione per cui il Lich King era stato creato. Ner'zhul avrebbe dovuto diffondere una piaga di morte e terrore attraverso Azeroth, che avrebbe cancellato la civilizzazione umana per sempre. Coloro che fossero morti per via della piaga sarebbero risorti come non morti e il loro spirito sarebbe stato legato alla volontà del Lich King per sempre. Il demone promise infine a Ner'zhul che se avesse svolto appieno la sua oscura missione avrebbe liberato il suo spirito e gli avrebbe garantito un nuovo e sano corpo. Sebbene Ner'zhul sembrasse ansioso di fare la sua parte, Kil'jaeden dubitava della sua lealtà. Imprigionarlo in un blocco di ghiaccio l'avrebbe reso fedele nel breve periodo, ma sapeva che avrebbe dovuto sempre tenerlo d'occhio attentamente. A questo scopo, il demone pose la sua guardia demoniaca d'élite, i Dreadlords, come guardiani del Lich King. Tichondrius, il più potente e malvagio dei Dreadlords, accolse con gioia il suo nuovo compito, affascinato dall'implacabilità della piaga e dal potenziale genocida del Lich King. Kil'jaeden spedì l'involucro ghiacciato di Ner'zhul su Azeroth. Scendendo come una cometa dal cielo, impattò sul desolato continente nordico di Northrend, schiantandosi fin dentro le profondità del ghiacciaio di Icecrown. Il cristallo ghiacciato, mutato e deformato dalla violenta caduta, assunse una forma simile a quella di un trono. Dal trono di ghiaccio, Ner'zhul iniziò ad espandere la sua presenza e ad infettare le menti delle creature native. Non ci volle molto prima che i troll di ghiaccio e i Wendigo cadessero preda del suo potere. I suoi poteri psichici erano pressoché illimitati e sotto lo sguardo vigile dei Dreadlords egli testò le sue possibilità, riuscendo in breve tempo a creare una piccola armata di creature native che sarebbero rimaste nei contorti labirinti di Icecrown. Sviluppando sempre di più le sue nuove abilità, il Lich King incappò alla fine in un remoto insediamento umano al margine della vasta regione di Dragonblight. Decise allora di compiere un particolare test sugli ignari umani. Ner'zhul lanciò la piaga della non morte dalle profondità del trono di ghiaccio, controllandola con la sua sola volontà e dirigendola verso il villaggio umano. Nel corso di 3 giorni tutti gli abitanti morirono e di lì a breve tornarono gradualmente in vita, come zombie. Il Lich King poteva sentire le sensazioni e i pensieri di quegli esseri come se fossero i suoi. La violenta cacofonia nella sua mente lo rese ancora più potente e lo spirito di quegli esseri gli forniva nutrimento. Scoprì che era estremamente facile controllare le azioni di quegli zombie e fare di loro ciò che voleva. Nei mesi successivi, Ner'zhul continuò a sperimentare la sua piaga della non morte, soggiogando ogni singolo abitante umano di Northrend. Con la sua armata di non morti che cresceva ogni giorno, egli sapeva che si avvicinava il momento di un vero test su larga scala.
Nel frattempo, nelle terre del sud flagellate dalla guerra, i resti scompaginati dell'Orda combattevano per la loro sopravvivenza. Grom Hellscream e il suo clan Warsong riuscirono ad evitare la cattura, ma Deadeye e il suo clan Bleeding Hollow invece furono tutti rinchiusi nei campi di prigionia di Lordaeron. All'insaputa dell'Alleanza, però, una grande forza di orchi vagava libera nelle lande nordiche di Khazad-dûm. Il clan Dragonmaw, guidato dal famigerato stregone Necros, stava usando un antico artefatto conosciuto come Demon Soul per controllare la regina dei draghi, Alexstrasza, e la sua genia. Con la regina dei draghi come ostaggio, Necros mise insieme un'armata nella fortezza abbandonata e, secondo alcuni maledetta, dei Wildhammer a Grimbatol. Pianificando di scatenare le sue forze ai possenti draghi rossi, Necros mirava a riunificare l'Orda e continuare la conquista di Azeroth. I suoi piani, però, fallirono miseramente. Un piccolo gruppo di resistenza, guidato dal mago umano Ronin, riuscì a distruggere la Demon Soul e a liberare la regina dei draghi dal controllo di Necros. Nella loro furia, i draghi di Alexstrasza, ora liberi, frantumarono Grimbatol e incenerirono gran parte dei componenti del clan Dragonmaw. Le truppe dell'Alleanza circondarono i restanti orchi, imprigionandoli e sbattendoli tutti nei campi di prigionia. La sconfitta del clan Dragonmaw segnò la fine dell'Orda e la fine della sete di sangue degli orchi. I mesi passarono e sempre più orchi furono fatti prigionieri nei campi. Per via del sovrappopolamento, l'Alleanza dovette costruire nuovi campi a sud delle montagne Alterac. Per mantenere questi campi, Reterenas dovette applicare una nuova tassa e la combinazione di questa nuova tassa e delle tensioni politiche riguardanti le dispute di confine crearono un diffuso malcontento. Sembrava in quel momento che il patto che aveva tenuto insieme le nazioni umane fosse in procinto di rompersi. Nel mentre, nei campi di prigionia, uno strano cambiamento stava iniziando a manifestarsi. Gli episodi di ribellione e i tentativi di fuga da parte degli orchi col tempo si stavano riducendo di molto. Gli orchi stavano diventando sempre più distaccati e letargici. Per quanto fosse difficile da credere, sembrava che gli orchi, conosciuti come la razza più aggressiva di Azeroth, avessero perso la voglia di combattere. Questa letargia era sempre più comune e si stava manifestando in tutti i campi allo stesso modo, anche distantissimi l'uno dall'altro. Alcuni pensarono che ci fosse un'epidemia, una malattia che colpisse solo gli orchi, che si stava diffondendo, ma l'arcimago Antonidas di Dalaran fece un'ipotesi differente. Sulla base di quel poco che era possibile sapere sulla storia degli orchi, egli seppe che l'influsso demoniaco sugli orchi era andato avanti per generazioni, forse addirittura da tempi precedenti alla prima invasione di Azeroth. Chiaramente i demoni avevano infettato il sangue degli orchi, trasformandoli in bruti con una innaturale forza, resistenza ed aggressività. Antonidas teorizzò che questa letargia non fosse una malattia, ma una conseguenza della crisi di astinenza da magia demoniaca. Sebbene i sintomi fossero chiari, però Antonidas non seppe trovare una cura e molti iniziarono a pensare che in fondo trovarne davvero una si sarebbe potuta rivelare una grave imprudenza. Venuta meno quindi la reale possibilità di una cura pratica, Antonidas concluse che il trattamento degli orchi doveva avvenire per via spirituale. Il capo delle guardie dei campi di prigionia, Edelas Blackmoor, sorvegliava gli orchi prigionieri dalla sua prigione fortezza di Darnhold. Un orco in particolare aveva attirato la sua attenzione, l'infante orfano che aveva trovato quasi 18 anni prima. Blackmoor aveva cresciuto il giovane maschio come suo schiavo preferito e gli aveva dato il nome di Thrall. L'aveva istruito su tattica, filosofia e combattimento. Thrall fu anche addestrato come gladiatore. L'intento della guardia corrotta era quello di trasformarlo in un'arma. Nonostante fosse cresciuto in condizioni difficili, il giovane Thrall crebbe forte e scaltro e sapeva nel suo cuore che la vita dello schiavo non faceva per lui. Col passare del tempo seppe della sua gente, gli orchi, che non aveva mai incontrato prima nella sua vita da recluso, poiché dopo la sconfitta la maggior parte di loro era stata fatta prigioniera nei campi. Giravano voci che il loro capo, Doomhammer, fosse fuggito da Lordaeron e che si fosse nascosto. Un solo clan ormai operava in segreto, cercando di sfuggire dalle grinfie dell'Alleanza.
Thrall, inesperto ma pieno di risorse, decise alfine di scappare dalla fortezza di Blackmoor e cercare gli altri della sua specie. Durante il suo viaggio visitò i campi di prigionia e scoprì che la sua razza, una volta fiera e combattiva, era stranamente remissiva e letargica. Non avendo trovato i fieri guerrieri che sperava di incontrare, decise allora di cercare l'ultimo capoclan non sconfitto, Grom Hellscream. Scoprì che, pur costantemente braccato dall'alleanza, in Hellscream albergava ancora la voglia di combattere dell'Orda. Aiutato soltanto dal suo devoto clan Warsong, Hellscream continuava una guerra sotterranea contro l'oppressione della sua gente, ma sfortunatamente non riuscì mai a trovare un modo per scuotere gli orchi catturati dal torpore e dalla rassegnazione. L'impressionabile Thrall, ispirato dall'idealismo di Hellscream, sviluppò una forte empatia per l'Orda e per le sue tradizioni guerriere. Alla ricerca della verità sulla sua origine, Thrall viaggiò a nord, alla ricerca del leggendario clan Frostwolf. Seppe che Gul'dan aveva esiliato i Frostwolf durante l'alba della Prima Guerra e soprattutto che lui era di fatto il figlio ed erede di Durotan, il vero capo del clan Frostwolf, assassinato quasi 20 anni prima. Sotto la guida del venerabile sciamano Drek'tar, Thrall studiò l'antica cultura sciamanica della sua gente, dimenticata sotto la guida corrotta di Gul'dan. Divenne un potente sciamano e prese il posto che gli spettava come capo del clan Frostwolf. Spinto dal potere degli elementi e determinato a compiere il suo destino, Thrall si mosse per liberare i clan prigionieri e curare la corruzione demoniaca della sua razza. Durante i suoi viaggi trovò l'anziano capoguerra Orgrim Doomhammer, che aveva vissuto come eremita per molto tempo. Doomhammer, che era stato un caro amico del padre di Thrall, decise di seguire il giovane visionario orco, aiutandolo a liberare i clan prigionieri. Il cammino di Thrall, alla fine, ebbe successo, ed egli riuscì nel suo intento di rivitalizzare l'Orda e dare una nuova identità spirituale al suo popolo. Questo è tutto, ragazzi. Questa è la storia di Warcraft, dalla genesi fino all'inizio di Warcraft 3. Vi ringrazio moltissimo di aver visto questo video e di aver contribuito a questo contenuto, anche fosse solo guardandolo. Spero di aver fatto un buon lavoro nel raccogliere informazioni, nel montare il video, nel darvi una buona qualità, ma soprattutto nel raccontarvi una storia che forse prima non conoscevate, ma che credo ora possiate apprezzare. È un mondo affascinante, appassionante, da vivere pezzo pezzo attraverso i racconti, ma soprattutto attraverso i giochi. Fatemi sapere nella sezione commenti che cosa ne pensate, è importante per me un feedback su un video come questo che, ci tengo a ribadirlo, è un esperimento che ha richiesto molto lavoro, ma che mi piacerebbe magari continuare se pensate che sia un contenuto valido. Aspetto il vostro parere, ragazzi, e vi ringrazio di nuovo per l'attenzione. Se vi fa piacere farlo, iscrivetevi al canale e lasciate un like, e se volete contribuire ancora di più, considerate di fare una piccola donazione o abbonarvi al canale. A presto, ragazzi, ci vediamo alla prossima.